Ciao amici di Gorizia TV, Telerompo con Franco Zotti e Roby Gorizia TV. Incendio a Mossa, la gente dice, si sapeva già da tanto tempo. C'è anche un'intervista, la Sono arrivate anche sentirete. le forze Grande servizio dell'ordine in d'ordine, piena, veramente ottimi, tanti. veramente un grande lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, una cosa veramente importantissima, tutto coperto e la gente sicura. Il sindaco dice: state tutti a casa, adesso guardatevi il servizio originale, siamo stati i primi, questa è la seconda parte e guardate un po' il servizio, c'era un fumo tremendo, e veramente avevamo fatto un servizio grandioso, guardate un po' il tutto, buona visione. Faccio la camminata perché dopo non può girare quella parte perché la zona qua. vado a casa, adesso vado a fare il giro. Allora, abbia un attimo di pazienza, ma io le sto dicendo che lei di là al momento non può andare. Se vuole si può fare una camminata di là. Ah, ecco, adesso, sì, Va va bene, bene, va bene, sì, no, guarda. No, c'è un amico per quello qua. l'amico lo va a trovare un'altra volta, ma No, deve fare il vigile per quello. Abita. Un abitante di qua, insomma, che abita qua da 50 Sì. anni, quanti anni che abiti qua? A Gorizia 50 anni, ma qua 30. Ecco, 30 anni. All'Ucinico, qua vicino, quindi Sì. seguì quella roba lì anche perché Bertolini Zenato dove cavò mille casa 50-60 anni fa, dove abitavo in via Bufolini, Quindi Zenata la Bertolini. questo è il capannone di Questo di Bertolini. Bertolini, che altro, 2 anni fa, dopo non so il tempo, penso 2 anni fa o 3 anni fa l'hanno preso. Che è caricato di roba, hanno preso un camion, fortuna col drone, il carabiniere ha messo un drone e hanno preso che scaricava un camion, bloccato tutto, il camion era, So. e boh, Ma erano materiali, tutta gomme. roba presa in giro, immondizie, Certo, plastica, quella immondizie. roba lì. E Il quindi. personaggio di questa roba qua, adesso io non faccio nomi, non so, anche perché non so i nomi, comunque il personaggio mi dicono perché lui ha preso questa roba qua per fare, per affittare. No? Dopodiché si vede che non andava, ha fatto questo lavoro qua, ha preso un camion sloveno, perché veniva in Slovenia a So, scaricare. veniva il camion. Ma lei dice che era normale che ha preso fuoco, cosa dice Io non so, lei? Cioè, prima o dopo dovevo dargli fuoco o no? per me, cioè, No. allora, qua in giro sono anche, dovrei neanche dirlo, sono ragazzini che fanno certe cose, No, ma è bruciano normale. le balle della paglia, che già non è No, giusto, ma lo so, comunque ma i va vandali. bene, però per bruciare lì è una cosa diversa, no? Esatto. E quindi penso che sia, non so. Doloso, doloso. Per me sì, Cioè, sicuro. lei immaginava che prima o dopo andava a fuoco, in poche parole. Allora, la prima cosa che ho fatto, la prima analisi che ho fatto quando è venuto fuori che lì caricavano le palle, intanto l'hanno lasciato aperto, il portone era Sì, aperto, quindi uno poteva. entrava chiunque, quindi Chiaro. anche uno fare un che era Sì, anche uno scherzo, uno dai. scherzo entrava perché i due portoni che erano lì, Sono stati aperti. perché erano furbi, non scaricavano davanti, era dove scaricavano i camion loro, E non dentro era caricavano. roba E strana. qua dietro entravano i camion, quelli che scaricavano, venivano di notte, fortuna che hanno trovato. Però quello che mi chiede è un'altra cosa, il sindaco di Mossa, dicono, Sì. Ma questo o quello di prima? io Tutti e penso quello due. di prima, adesso Tutti e due, comunque tutti e uno due. che cosa qua? Spegni! Quindi, Questa via bianca, secondo dove me, arriva? se tu hai, qua Dove saranno, mettiamo 12 capannoni industriali qua a Mossa, perché io so, uno è il Mazzoni che vende Sì, quella Tempest, roba, sì, sì, roba là. non li conosco Le perché tarme. io avevo una sengheria anch'io, quindi so, Esatto. l'altro Poi c'è vende, io ho Medeot. paura che fosse Medeotta anche, Anch'io perché, avevo paura che fosse sì, ma Medeot. Medeotta tavole difficilmente arde Ho così, capito. no? Allora pensavo fossero loro, e ora quella cosa che mi chiedo io. Un sindaco di un paese che ha 12 fabbriche, no? Prendi la bici ogni tanto e fai un giro, vedi Boh, ma com'è. qua sicuramente Ha fatto di notte. erano in causa col comune Ma sì, ma sappiamo in Italia cosa lo succede. so, lo Quanti so. di questi casi No, sono? adesso abbiamo risolto il problema, dai. No, non Comunque abbiamo. lei, lei pensava che prima o dopo andava a fuoco, in poche parole, o no? Ma è una roba così lasciata lì. Era, secondo me, la legge italiana questa gente qua obbligarla a scaricare. Subito, Questo dai. qua non so se è vero perché io so che lui cercava di affittare, sono anche amici che gli hanno proposto di affittare capannone, dopo Certo. non è riuscito, ha optato per questa roba qua. Chiaro. Il signore, non so se è vero perché leggendo i giornali nostri Certo. alle volte
dicono che addirittura è andato a San Giorgio di Nogaro a fare una vaccine. No, è business, è business. Chiudiamo qua, Rocchi. Sì. Comunque la gente pensava che prima o dopo andava a fuoco, quindi sicuro. Era già nell'aria. Adesso sono in vigile. Adesso sono in vigile. Ma lo si vede, sì, con quella roba che è dentro. Fin domani mattina. Sicuro. Ok. Questo è l'impatto ecologico. Questo è un bel danno. Questo per a proposito di bla bla bla. A proposito di bla bla bla. Ok. A casa che non becchi. Ciao. Solo che ha trovato due caprioli qua. L'ambulanza. Sì. Pronti via. Ciao. Poi otta strada alla via di Colpo Mio. Comunque fiamme. Aspetta, ti tenevi di qua, Robby, vieni di qua. Perché lì sicuramente c'è la casa, non ci fanno passare. Ecco. Ma si è già calato il fuoco. Non ha cominciato a spegnere, vediamo se riusciamo a passare di là. Vado così o no? Ascolta. Se vieni dietro là, ti metto sulla finestra, si vede meglio. Dici? Guarda che fuoco, sì. Chiudi tutto, chiudi Robby. Chiudi. Aspetta. Eccoci qua. Chiudo? So che siete gli idrati, sei nella zona, la vicina. Un fin qua. Molto, molto grande. Sì. Aspetta. Per quanto riguarda voi, dove? Venite direttamente sulla pista in quanto ci sono già altre partenze vicino alla casa. Eccolo qua. Sì. Ci ha visto che botte grande. Aspetta. Io percorro la variante della statale, quella nuova, quella che è ancora massa, ecco i vigili del fuoco, adesso sono fermati, probabilmente hanno finito l'acqua. Adesso collegano il grande camion, finito l'acqua. Collegano il grande camion e il travaso. Ma tu dici che ci sarà stato qualcuno che... Chi lo sa, qualcuno può buttare... Cioè adesso... Ecco che qualità. Non è ancora arrivata l'acqua. Ho visto il fuoco fino lassù in cima. Sì, il fuoco. Guarda lassù. D'altronde qua non si sa cosa c'era dentro. Plastica. Guarda che roba, guarda. Sono fermato. Adesso speriamo che arrivino a collegare l'acqua dal camion grande. Ecco, adesso è arrivata la cisterna, col camion grande, e collega l'altro camion. Aspetta che giro, facciamo vedere un attimo anche qua. Non gira, non gira. Ecco, fermo. La baracca. Fermo lì. Giriamo ancora. Adesso è arrivato, dovrebbe essere... Aspetta, stiamo qua. Dovrebbe arrivare l'acqua. Sì. La cosa che non funziona. Sì. Perché non riesce a arrivare l'acqua qua. Ecco, adesso è arrivata l'acqua, adesso hanno aperto, è arrivata l'acqua. Sì. Un posto. Perfetto. Fuoco viene domato da varie parti, insomma. Siamo qua che c'è la casa e quindi devono assolutamente salvare la casa, no? Perché non si sa mai cosa può succedere. Poi ci sono altri camion tutto intorno. Io direi di stare qua, Robby. Sì, fermo lì. Però sta venendo fuori un casino, Il fumo, guarda su, guarda che roba. Guarda più in alto. Fumo che lo si sa, guarda, perfetto, la roba tossica, gomme. Sì.
testa. Idrante probabilmente su erba, sotto suolo. Comunque siamo distanti 50 metri dal capannone e sentiamo il calore, non da poco. Sì. Secondo autobotte Gorizia, secondo autobotte Gorizia, da Salvo Gratiano. Sento, sento, sì. Stanno bagnando quest'angolo qua perché hanno paura che il calore incendia questo albero e poi prende fuoco anche la casa dove siamo noi, no? Probabilmente sì. Se tengono solo... Sì. Sì. Dove? Ah, ma è lungo questo capannone. C'è il fumo che viene fuori. Sì. Arrivata l'autoscala. Quasi mai dovrebbe andare da sopra. Ah, guarda, guarda che roba qua. Qua ci sono i tubi del gas, tubi dell'acqua. Anche qua. Aspetta, 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 aspetta. Ecco, qua. Guarda il fumo. Guarda che roba che sta sopra. Ma si vede poco, no? No, no, ma si vede, guarda che fumo. Un capannone grandissimo però, no? Era grande, sì, qua avevano le celle frigorifere per ogni tanto scoppia qualcosa, speriamo bene. Ah sì, speriamo, sì. C'è un nero qua su in cima. Roba tossica. Mamma mia, guarda che roba, guarda che roba. Quindi sulla mascherina, no? Questa volta sì, posso sì, dirti. Sì. C'è un altro cane dei pompieri. C'è una roba scritta gialla, aspetta. No, no, no. Torniamo al posto di prima? Sì, che è meglio, va. Prima ancora un po' l'altro fuoco. Sì, sì, adesso, aspetta. Il tubo del aspetta, gas, anche lì, vedi? Dove lo vedi? Lassù in cima c'è un tubo del gas che viene fuori. Prima probabilmente sono dritto, sono dritto, sì, sì. Perfetto, probabilmente hanno già chiuso il gas.
Allora, c'è la zona qua che più non prende fuoco, vedi? Probabilmente lì non c'è. Ah, c'è poco lì, guarda, sì. Però fuma lo stesso anche da lì, sì, quindi sì. Probabilmente sento un odore di gomme io più che altro, tutto, gomme, plastica. Sì, sì, guarda. Allora chiudiamo qua. C'è anche la piscina lì, se vuoi vedere. Dove? È lì sulla destra. Ah, sulla piccola piscina. Ecco, ah, qua c'è l'autoscala. L'autoscala. In moto. Ok. In caso mai si devono andare sul tetto. E chiudiamo qua. Zoppi, guarda che. Qua mi sa che ci deve essere qualcosa di grosso, no? Qua sicuramente brutta bene. Nonostante che butti un po' di acqua, ma. Guarda che roba. Qua ci vorranno due giorni per spegnere tutto. Dici? Sì, quando prende fuoco la plastica, qua non c'è fine. Non c'è fine. Guarda il fumo dove che va. Va verso Gradisca, diciamo. Verso Gradisca. Sì. C'è anche la luna, vedi? Sì, è coperta, qua. Eccola lì. La luna che ogni tanto dal fumo viene nascosta, ecco la luna. Quella lì è la luna. Sì. Ogni tanto viene nascosta, cosa vuoi, qua. Dovranno chiamare anche qui di Trieste. Mi sa anche a me. Che qua non basta mai. Già è arrivato l'autobotte, quello grande, non so, da Ronchi, penso. Sì. In aeroporto. Stanno buttando anche l'acqua sul tetto adesso, per cercare di spegnere. Quell'angolo lì per salvare la casa, no? Esatto. Girati qua. Sì. Qua ci sono degli alberi, c'è anche la casa lì, molto vicino. Sì, esatto. Col calore potrebbe automaticamente autocombustione sugli alberi. Rischiamo di bruciare anche la casa, insomma. Guarda. Sì, quell'autobotte. Camion grande dei pompieri. Però grande spiegamento di forze dei vigili del fuoco che stanno lavorando veramente molto bene. Sono bravi. Sì. Meno male che ci sono, dai. Esatto. Stanno cercando di bagnare anche il pezzo sopra. Guarda, vedi che sta andando anche di là. Sicuramente crollerà adesso tutto questo. Ah, dici che verrà giù. Il cemento purtroppo. Quando si comincia a una terza temperatura fa la fine delle Torri Gemelli, viene giù tutto. Viene giù dritto. Esatto. Si crepa, viene giù. Perché si scioglie il ferro all'interno, sì, no? Sì, esatto. Boh, io direi di tornare di nuovo al punto di prima. Chiudiamo. Qua comincia a far troppo caldo. Ah, te. C'è ancora la luna del fumo. Sì. Che si vede appena appena. Appena. Guarda che fuoco della dentro. Sì, è un focone questo, Adesso. Guarda che roba, adesso faccio una zoomata qua. Pazzesco. Tu sai che soffri già il caldo, io no. Io sento già il calore qua. Bruciano già un po' gli occhi. E come dice mio figlio, cosa roba dice? Roba tossica. Tossica. No, ma secondo me noi siamo contro vento, quindi sì. Il fumo se ne va dall'alto. Ma anche i vigili del fuoco sono tranquilli, sono plastica, gomma. Sì, c'è un po' di tutto. Non qua. È aria buona di sicuro. Adesso, però... adesso tira il vento anche. Certo, il vento fa, vedi come si aumenta le fiamme. Sì, con il vento. Meno male che tira dall'altra parte, che non tira verso la casa. Questo sennò sarebbe stato veramente grave. Esatto. Chiudiamo qua? Sì, chiudiamo qua, torniamo al posto di prima. Diciamo che è un capannone abbastanza grande questo qua. Era grandissimo, penso era 200 metri di capannone per 150. È una cosa veramente. Diciamo che non era quello che hai detto tu. No, meno male, non è quello del Medeotto. Quindi... E questo è di Bertolini allora. Esatto, l'ex capannone di Bertolini dove appunto avevano trovato. Cioè, avevano buttato tutte le scovazze possibili e immaginabili. Esatto. Siamo qua nella postazione di prima. Sì. Dove adesso è arrivato anche il capo dei vigili. Sì. Gli dà le dritte per come agire. Esatto. Diciamo che ce ne saranno quanta gente? Qua una ventina di vigili urbani, ma sono venuti. Cioè, no, urbani, vigili del fuoco. Ma penso sono venuti anche da Monfalcone, da Trieste, da Udine verranno, perché qua ci sarà sicuramente due giorni da. Ma minimo. Allora per spegnere diciamo che si usa solo l'acqua allora. Sì, perché qua non c'è niente cosa fare. Per più che altro lasciano che tanto non si può fare niente. Stanno cercando di raffreddare questo cemento che non venga il fuoco su questi alberi.
perché sennò veramente riesci a riprendere fuoco la casa. Esatto, sì, sì. Quindi cercano di mettere in salvo la casa. Però qua ci vorrà due donne, secondo me. Minimo, no? Hai voglia di buttare acqua. Tu senti un po' di odore di qualcosa? Io prima quello di gomme sentivo. Sì, sentivo un po' di odore, ma cosa vuoi? Però adesso qua niente, non sento. Io ho sentato il freddo, che se trovi tutta cosa arriva a fare il soccorso. Qua c'è una botte veramente grande. Una botte che porta tonnellate di acqua. Sì. E serve per ricaricare i camion all'interno, no? Guarda qua. Bello, grande, un bilico questo, un bilicone. Esatto. Aspetta che faccio la girata, hop. Eccolo qua. Mercedes. Comandante. Stanno bagnando il tubo del gas. Sì. Come dicevo io prima, ti ricordi che c'era, sì, che c'era il gas? Stanno bagnando il tubo del gas lassù, si riesce a vedere. No, sto facendo una carrellata di tutto. Che ci sono i tubi del gas, probabilmente non sanno dove chiuderlo, no? Allora è pericoloso. Cosa c'è scritto là? Allora, telefono non bilanciato. Boh, ma c'è. Dovrebbe... Se no, ma se ne va via da solo. Adesso spengono anche questo pezzo di capannone qua. Sì, ma qua ci vorrà montagne d'acqua. Ah, qua che vuol tonnellate di acqua, non montagne, tonnellate. Vedi però i pompieri che sono in prima fila hanno la maschera antigas con la bombola d'ossigeno. Mm-hmm. Mentre qua gli altri sono qua tranquillamente senza. Siamo qua. Si sente queste cricate, cricro crac, probabilmente è il cemento, senti il cemento sta spaccando il cemento. Però sentivi che botto prima, no? Se ogni tanto scuote questo. Perché non vedo più. Senti. Sta cricando il cemento probabilmente, non so. Perché non vedo più il camion che bagna da questa parte. No, andiamo a vedere. Ma lì c'è tanto fuoco però. Qua. Vedi qua brucia ancora, chissà quanta roba che. Guarda che roba. Una cosa plastica, guarda qua. Sembra che sia veramente. Sembra come che fosse il tubo del gas, non si sa. Speriamo di no, eh. No, vabbè, finché brucia non c'è problema, eh. Ah sì? Ah sì, perché. Come il fornello di casa, quando è aperto viene fuori. Viene fuori tranquillo. Il problema è il ritorno di fiamma, quando chiudi che può scoppiare. Ecco, quello. Chiudiamo qua allora? Sì, certo. Allora assomiglia che quasi... hanno quasi domato il primo pezzo, diciamo. Il cemento, sì. Adesso sono ancora là un po'. Dove che eravamo prima là, c'è ancora quella zona là, giusto? Qua probabilmente... è questa zona un po' più... Probabilmente avrà finito l'acqua, sai? No, stavo aspettando che arrivi l'autobus. Ah. Poi che abbiamo girato, vero? Sì, chiudiamo qua. Aspetta che chiudiamo, cosa dice qua? Allora, il telefono non è bilanciato.
No, no, va via da solo questo. Eccolo. Sì, l'unico è quei due pezzi là e là. Quella, guarda quella, guarda quella. Aspetta. Faccio vedere il fumo che è così basso. Sì, guarda che roba. Ci taglia i capelli. Ci taglia i capelli, vedi? Guarda, guarda che roba. No, ma siamo salvi. Siamo salvi. Siamo salvi, dici? Siamo piccoli, certo. Va bene, siamo ecco piccoli. Qua. Adesso stanno lavorando proprio con l'altra. Adesso buttano, vedi, una schiuma bianca. Probabilmente, probabilmente farà qualcosa. Vai. Detergente, anti... E antifuoco, no? Sì, spegnere prima, non lo so, perché forse l'acqua non fa chissà che grande. Vediamo? Qua davanti a noi. Vediamo in pausa? Come che si vede, somiglia che il fuoco sta calando. Dopo... l'acqua in abbondanza. Ecco che sta arrivando un'altra botte. Eccola qua. È arrivata la botte. Buonasera, siamo alla TV. TV Gorizia. Gorizia TV, salve. Sì, vuol dire due cosette? No, nulla. Niente? Però vedo che state qua davanti. Allora, abbiamo parlato adesso col comandante, cosa ha detto? Ha detto che sono arrivati i rinforzi da Udine, da Trieste, dall'aeroporto, sì. Con quei mezzi, sai quelli che hanno il cannone, sì. Quei camion che usano anche per la Trieste, visto l'aeroporto, sì. Però quelli sono della polizia, questi sono dei vigili del fuoco. Sì. Quindi in pratica sono arrivati i rinforzi da tutte appunto, anche addirittura da Ronchi, sono quei camion speciali per spegnere da lontano, ecco. Questo stanno spegnendo qua con la schiuma anche, perché il calore è talmente forte che l'acqua evapora prima che arrivi sul fuoco che brucia. Ecco. Questa qua è un'area sotto sequestro e quindi non sanno neanche loro cosa c'è dentro, insomma, ecco. Diciamo che c'è qua, oltre una trentina di persone. Sì, diciamo. Ci sono circa 30 vigili del fuoco, tutta Gorizia, diciamo, è una squadra di Trieste, una di Udine e dell'aeroporto. Benissimo. Quindi è un'operazione non da poco. E stanno lavorando molto ringraziamo, bene. Ringraziamo proprio i vigili del fuoco perché sono stati molto veloci e sembrerebbe che comunque riescano a domare le fiamme, perché abbiamo chiesto al tenente colonnello, ci ha detto che non può fare l'intervista, però diciamo tra un paio di ore si riuscirà a domare tutto. Benissimo. Grazie. Buono. Te rompo.
po', sono le due zone laterali, sì, no? Sì, il capitano ha detto che dobbiamo evacuare perché la nube è tossica adesso. Dobbiamo uscire. Esatto, adesso finiamo ancora l'ultimo colpetto qua. Sì, dopo possiamo anche... possiamo anche andare a casa a scaldarci. Sì, sì, esatto, a concludere il discorso. Esatto. Bene, allora io giro di qua, esatto. Noi siamo Telerompo, guarda qua. Sì, in diretta da questo incendio, sì. Il campanone del Bartolini, che aveva roba... sequestrata, ma quindi è tutto sotto sequestro. Ormai somiglia... stato il processo, mi pare un mese fa, e guarda caso ha bruciato tutto, vabbè, che succede? Diciamo, abbiamo parlato col comandante, no, ha detto che colonnello, ha detto la situazione sta migliorando. Sì, è tutto sotto controllo, grazie anche a Trieste e Udine, sì. Che hanno mandato anche dall'aeroporto, che hanno mandato rimporti. Trieste, Udine e Gorizia. Beh, Gorizia, Gorizia è tutta fuori, diciamo, ecco. Speriamo che non succeda qualcos'altro, insomma, ecco. Le squadre di Gorizia sono tutte qua impegnate. Con circa 40 vigili del fuoco. Chiudiamo qua in bellezza. Telerompo, grazie, sempre sul pezzo.